Nelle città del futuro bisogna guardare anche all'accessibilità ambientale. Che concetto è questo? Il concetto di accessibilità ambientale origina dalla necessità di rendere fruibili gli spazi. Il percorso fatto su questi ragionamenti dagli anni 70 in poi, il momento in cui sono stati ripresi i valori sociali dell'uso del bene architettura, ripeto, beni, spazi e servizi, sono stati fatti parecchi passi avanti. Il primo passaggio è stato eliminare le barriere architettoniche, quindi entrare con la necessità di risolvere una contingenza, una necessità. E da lì è seguita la messa a punto di tutta una serie di strumenti urbanistici finalizzati a quantificare la barriera architettonica e proporre dei parametri prevalentemente dimensionali per la soluzione. Il percorso però è molto più complesso se si parte dal presupposto che l'accessibilità deve essere intesa per tutte le persone, partendo dal presupposto che le persone hanno diversi profili, indipendentemente dal grado di disabilità, e qui faccio un inciso, la disabilità è una condizione che viene data dal rapporto col contesto, non è una condizione personale attribuita alla persona, e dal fatto che anche nel percorso della vita abbiamo delle fasi evolutive in cui cambiano le esigenze. E quindi una progettazione, una visione del programma città, del programma urbano che parta dal presupposto che è fatto per l'utente, per chi lo userà, immaginando quelle che possono essere condizioni d'uso con degli obiettivi rispetto alla fruibilità di questi spazi. Ciò significa ragionare su quelli che sono i paradigmi del progetto di architettura e quindi i minimi funzionali, le regole dell'orientamento, la segnalettica, l'uso della luce, del colore, degli ausili dedicati, del raccordo dei piani inclinati, quindi tematiche che da sempre sono proprie della progettazione. Questo raccontato così sembra molto semplice, invece segue un percorso culturale molto importante, una battaglia è stata portata avanti nell'ultimo trentennio, che ha dovuto far passare questa visione dell'abbattimento delle barriere architettoniche come un qualcosa di necessario da applicare e in modo spesso brutale, apponendo degli ausili, in una nuova risorsa per poter trasformare gli ambienti, perché eliminando le barriere o progettando per rendere accessibili degli spazi dedicati, quindi in un'ottica inclusiva, possono esserci anche degli spunti che agevolano la fruizione alle persone che non sono disabili. Faccio l'esempio della fermata dell'autobus portata a livello dell'ingresso dell'autobus che rende gradevole il salire e lo scendere da un autobus a tutte le persone, alla signora coi tacchi, alla madre che ha il passeggino, quindi piccoli accorgimenti che rendono meglio fruibili gli spazi. A che punto siamo in Friuli Venezia Giulia? In questa sede, parlando delle città, faccio particolarmente riferimento ai PEBA, ai piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, piani introdotti con una legge del 1986 che prevedono un'analisi dello stato di fatto, una previsione degli interventi, una valutazione economica del programma di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questi piani in Friuli Venezia Giulia non sono stati sono pochissimi i comuni che hanno applicato, che hanno steso questi piani, perché sono sempre stati visti come un costo per il comune, poi dopo appunto c'è una valutazione costi-benefici e quindi gran parte dei comuni hanno scelto di intervenire, di investire i soldi dedicati all'abbattimento delle barriere architettoniche dedicandoli a specifici interventi. In Friuli Venezia Giulia siamo indietro con questa applicazione, i piani che ci sono stati fatti in piccoli comuni di media dimensione, in nessun capoluogo di provincia. Questi sono i dati stati rilevati da una ricerca portata avanti dal CRIBA e dal Laboratorio Accessibilità Domotica e Innovazione dell'area Welfare, quindi su intervista diretta. Paragonandoli ai dati italiani delle altre regioni italiane non siamo così male, è una condizione diffusa, proprio perché non è visto nell'abbattimento delle barriere architettoniche
la potenzialità di migliorare la fruibilità delle città. Oggi infatti siamo qui perché presentiamo il caso di Mestre. Mestre ha saputo, in occasione dell'attuazione di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, cogliere l'occasione anche per inserirsi in una programmazione di più ampia accessibilità e collegarsi quindi dal punto di vista dei servizi a quelli che sono dei progetti europei, quindi sono stati usati per veicolare anche nuove risorse. Professor Maurizio, dunque, questa esperienza di Mestre, il suo PEBA, cosa ha portato? È stata un po' un'occasione dove si sono unite una coincidenza. La grossa infrastruttura nuova che è il tram di Mestre, iniziato nel 2006 come lavorazione, quindi contributi anche economici della comunità europea, del comune, della regione, e in quegli anni si stava redigendo il piano di abbattimento delle barriere architettoniche di Mestre. L'idea vincente è stata quella di considerare il percorso del tram, infrastruttura che va a localizzarsi su tutta la multicentralità di Mestre, quindi da Marghera a Favaro fino ad arrivare al centro storico l'anno prossimo, e attorno a questa struttura, a questa infrastruttura, quindi i binari del tram, sì, ma poi le fermate e poi il territorio, è stato un po' il generatore di accessibilità, di fruibilità, di miglioramento della qualità urbana della città di Mestre fino a Piazzale Roma, poi a Venezia. E per far questo si sono unite un po' le forze di vari uffici che di solito difficilmente dialogano tra di loro, quindi i lavori pubblici, la mobilità, la viabilità e le direzioni di questi uffici, l'ufficio EBA, eliminazione barriere architettoniche, l'ufficio Città per Tutti nell'aspetto che riguarda la comunicazione e questo lavoro di equipe portato avanti poi da PMV, che è la municipalizzata che si occupa concretamente di realizzare l'infrastruttura, ha fatto sì che sia stata appunto un'occasione per rifare non solo le fermate, i percorsi, ma di rendere fruibile quelle vie che portano ai centri importanti dal punto di vista pubblico, quindi alle sedi delle municipalità, alle scuole, agli impianti sportivi, e in questo momento si sta lavorando per collegare le fermate del tram, molte delle quali sono già esistenti, ai parchi urbani per esempio, e quindi la riscoperta di zone fruibili ora, accessibili a tutti, che prima si conoscevano o difficilmente un cittadino, chiunque cittadino riusciva a raggiungere con facilità. Quindi in ogni fermata del tram c'è l'indicazione di quanti minuti ci vogliono per arrivare all'ingresso del parco, una serie di segnalazioni anche con mappe tattili che indicano quali sono le caratteristiche del parco e come si fa ad arrivarci. Quindi l'invito alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni locali, quando si fanno degli interventi dei lavori pubblici, di concertare e di inserire anche all'interno dei piani queste misure. Sì, 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 è inutile lavorare sul singolo ostacolo da superare, ma avere una visione un po' più strategica permette anche di risparmiare l'occasione di rifare il binario del tram, è significato per esempio rifare i sottoservizi e poi migliorare la qualità da sotto verso la superficie, quindi sui marciapiedi, e come un'arteria che poi si dipana nelle vari ambienti della città.